Fury, Strunk. E che go duri, Strunk. L'abbiamo persa all'andata questa qualificazione. Uscire ai rigori brucia ancora di più, ma per senso dello sport devo dire che l'Inter, la mia Inter, non meritava di passare. Come faccio stasera? Faccio stasera. Ragazzi, io ve l'avevo detto che avrei tifato l'Atletico Madrid, che avrei tifato per l'eliminazione dell'Inter, perché io sono schietto, sono sincero, non c'ho niente da nascondere, non vengo qua a dirvi no perché le italiane, il ranking, a me non me ne ha fotto un cazzo, ho sempre tifato contro le italiane in Champions e sono sempre stato sincero nel dirlo, perché il bello del calcio è pur doversi sfottere ogni tanto con un tifoso avversario. L'Inter va a casa e il rigore di Lautaro non è concepibile perché la porta la devi prendere e l'abbiamo buttata via all'andata. Sono devastato perché all'andata l'Inter poteva finire la qualificazione e avrebbe meritato di fare un sacco di gol. Purtroppo nel prepartita di Madrid hanno fatto rivedere le azioni, mi è tornata in mente questa roba e ho detto ma com'è possibile che abbiamo sbagliato questi gol? C'ho una panza che ho inglobato un chilogrammo di non so di che cosa. Ma l'Inter ha perso! Oh, Turam! Me ne vuoi venire a toccare le palle anche a me o no? Turam! No, guarda! Due bei coglioni, Turam! Nonno! Nonnino! Gibran! Nonno! Nonno, mangia! E le mole! Giusto così, giusto così. Ci hanno. Ora faccio lo svrang all'incontrario. Svrang Inter. Così ti impari, Simone. Così ti impari, Simone. Così impari, Simone. Andare a fare la partitina a specchio. Hai fatto la partita a specchio. Hai capito? A gestire. Così ti impari. Così ti impari, Simone. Non sei pronto ancora per la Champions. Non sei pronto per la Champions. No Marotta League, no winner. No Marotta League, no arbitri a favore, no winner. E che godo? Svrank. Come fai, nonno bastard? Svrank. Delusissimi, ma non incazzati. Leggermente incazzati, sì ragazzi, ma che cazzo gli vogliamo dire? Una squadra che ha vinto lo scudetto a febbraio, neanche a marzo. Ci sta in questa competizione uscire, si rode, si rosica tantissimo, ma voglio solo ringraziare i nostri ragazzi che da oggi dovranno fare tesoro, ragazzi e mister che da oggi devono fare tesoro di una partita gettata alle ortiche, una partita che eri qualificato e poi ti sei messo a giocare con 5 difensori, Darmian a sinistra, Bissek con Pavard tutta fascia, quindi... Ma quanto mi dispiace, ma quanto mi dispiace. Ah. Oh mamma mia, è spiace. Cioè, vincere qui è un'impresa, questi sono forti, l'Atletico è una grande squadra, noi eravamo un po' sfilacciati a livello difensivo, tantissimi errori sotto porta quando la devi chiudere, purtroppo se a questi livelli qui non la chiudi, parlo del gol sbagliato da Thuram, del gol sbagliato di Barella, se non la chiudi ti fanno male a questi livelli. 3 su 3, Wayum, 3 su 3. Mamma mia, Inter eliminata dalla UEFA Champions League, non l'avrei mai detto. Mamma mia, non l'avrei mai detto. Mi viene da piangere in un senso,
Ma in un altro senso, dico, comunque l'Inter l'obiettivo di quest'anno era la seconda stella. In Champions League, purtroppo, eravamo a un passo così da questo scoglio chiamato Atletico. Abbiamo fatto comunque una partita in uno stadio infuocato, che non era facile, non era facile. Che uno vuol dire, no? Cioè, adesso, con tutto il bene del mondo, soprattutto quando mi posso fare la cultura per un anno, che io non partecipo alle coppe, non mi posso concentrare su me stesso, come devo fare? Almeno da quelli del come mai, la pretesa quasi, no? La pretesa di imparare come si fa, mica, la vorrei avere, la vorrei avere. Usciamo dalla coppa. L'Inter questa coppa non l'avrebbe vinta probabilmente, però usciamo male con dei rigori preparati anche male e gli errori anche di Inzaghi, diciamocela tutta, gli errori di Inzaghi, l'errore più grande è quello di cambiare la difesa a 10 minuti dalla fine, stavamo ancora sull'1-1 e quella difesa doveva rimanere com'è, l'ha già fatto questo errore in altre partite. Come mai? La Champions League tu non la vinci mai. Come mai? La Champions League tu non la vinci mai. Come mai? La Champions League tu non la vinci mai. La banana, prendila nel culo. La banana. Magnatela sta banana, interista, banana, cichita, the big, banana. Fa male, fa veramente male. È brutto, Passano gli anni, ma non ci si abita mai a questo genere di sconfitte, alle partite che si decidono sugli episodi o ai rigori. È il toro! A casa, no, perché sotto l'Inter non vedo nessuno più forte, ce la possiamo giocare con tutti, aiutami, a casa, interisti, Marameo, a casuccia, Marameo, a casa. Sapete perché a me mi fate incazzare? Perché io vi avevo detto che l'Atletico Madrid era la partita più dura che l'Inter poteva incontrare. L'Inter ha scontato, l'andata dovevi fare due gol, ne hai fatto solo uno, sei venuto qui, hai fatto la partita più brutta di quest'anno. Perché? Quando giochi in un campionato comunque scarso, tu credi di essere più forte di quello che realmente sei. Perché io oggi ho sentito ancora i miei amici, l'Inter del Tripete giocava male, era più forte questa. Oggi inguardabili, ed è giusto che esci, perché alla fine hai i rigori, all'andata ha giocato tu, al ritorno meglio loro, e quando vai ai rigori, poi ai rigori ragazzi basta, Lautaro non può calciarlo, Sancho non può circolare, Classe non può circolare, cioè non mi non fate incazzare, perché io di calcio ne capisco. Che pagliacci! Che pagliacci che sei, però è giusto che è così, perché devono passare loro, perché loro si sono mangiati un sacco di gol, voi solo due o tre occasioni, quello l'hanno avuto la diucina, è giusto, a casa, come mai la Champions League non la vinci mai, buttati fuori all'ottavi dall'Atletico Madrid che è una squadra di merda, veramente una squadra di merda che sta a farita il campionato, vi ho detto, però, ma la dovete già perdere prima. All'ultimo secondo quelli si sono mangiati, non era giusto se usciva l'Atletico Madrid, non era giusto, è giusto che sì, che voi andate a casa pagliacci, a casa. Giuro
e ve lo giuro, che se mi avessero dato una martellata nelle parti intime, starei meglio. Andiamo, 2-2, 2-2, anche l'Inter è a casa, e anche l'Inter è a casa, perché voi parlate sempre troppo, vinciamo la Champions, facciamo il triplete, invece no, l'Atletico ve l'ha messo in quel posto, e io l'ho sempre saputo che voi siete una squadra normalissima, anzi, siete una squadra scarsa, e Lautaro dove ha tirato il rigore? nello spazio, ha colpito la luna Lautaro. Dove volete andare? E adesso noi ci prendiamo lo scudetto, perché voi crollerete fuori dalla Champions agli ottavi, noi vinciamo scudetto Europa League, serata di godimento, come si gode, grazie Lautaro, grazie, che grande rigore che hai tirato, grazie. Accanto la maglia di Lona, accanto la maglia dell'Atletico Madrid, accanto la maglia dell'Atletico Madrid, accanto la maglietta dell'Atletico, era pronta, yeah! Senza aiutino non vince l'Interino, la palla non si insacca, il gol non si fa. E come mai? Amplen, 3-3, un camione, u tutto fa, scrotto, mettete tutto questo mondo ai capi, oh wow, un chilo, ma invece di mettertelo nei capelli, mettitelo avanti, babbeo! Un Inter che non mi è piaciuta stasera, non mi è piaciuta, esce dalla Champions League e niente, vorrei dire che tirerò fuori il cazzo tra un mese in Piazza del Duomo con la seconda stella. Sempre forza Inter e ci vediamo domenica a San Siro per Inter-Napoli. Non siamo riusciti a passare con l'Atletico Madrid più scarso degli ultimi 10 anni, secondo me. Abbiamo fatto passare... Eh no, stasera sto con nervoso.